fantastica giornata. Le Soleil. Che bella giornata. Welcome back. Come va? Lo so, ci siamo mancati. Avevo un po' da fare, preso per una cosa per l'altra. Eccola qui, fantastica più che mai. E dunque, l'ultima volta allora gli avevo messo, non me lo ricordo più che cosa, comunque adesso tiene. Per un po' tiene. Qua invece è di nuovo uscita. Gli ho messo, che cosa, il cherosene, gli ho messo cos'altro. Insomma, vabbè, dai, tra qualche giorno partenza per la Sicilia. Fantastica Sicilia, dalla Polonia. E la Vespa, questa fantastica Vespa qua, PX 125. No? Adesso non c'ho voglia di aprire tutto quanto, la metterò qua dentro, inserita qua dentro, speriamo che ci sta, l'avevo già fatto una volta, ci sta, e la mettiamo dentro e voilà, e la porto a far sistemare, perché qui in, come si chiama, qui in Polonia non conoscono, hanno gli scooter, hanno i quad, ma non sanno della Vespa, non sanno. Attenzione, colpo di scena. Guarda che bella. Dai. Solo qui, in questo canale fantastico della Watts, potete, primo in Italia in assoluto che ha avuto la Watts, number one, solo qui potete trovare le verità vere, le estreme verità. Capito? E per il resto, cos'altro? Ma per il resto, niente, devo sistemare un po' tutto. Devo sistemare un po' tutto quanto e per il resto va tutto per il meglio, dai. In verità sì, l'ho usata in questo periodo, ma non molto. Ho avuto un po' da fare e quindi quanti chilometri? Ma siamo 83.000 chilometri, dai. Sono quelli lì, 80, va bene, 80, 81, dai, non è che, guarda che bello, fantastica, le carte da gioco, poi qua ho messo il filo, quello lì, no, che illumina di blu, bello, 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 tutto intorno, bello, 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 bello. Qua non c'è, vedi, perché era giusto di 5 metri. E qui gli ho fatto l'attacco, tac, aia bastardo. Qua con una piccola prolunghetta, capito? Tac, e gliel'attacco. Piccola prolunghettina, tac, qua così. E voilà, un po' corta in realtà, potevo prenderla più lunga, però l'ho presa proprio giusta, giusta. Però va bene lo stesso, al limite anche se l'attacco qua così ci sta e se l'attacco lì va bene lo stesso, quindi it's ok. E per il resto direi che va tutto per il meglio, ma ancora non sono partito, quindi non è ancora, ma non c'è, qui è tutto da sistemare e aspetto giusto il momento. Prossima settimana partenza e via. Avevo un problema con il come si chiama, caspita che non me lo ricordo. Comunque niente, mi è stato consigliato di mettere la benzina 98. A volte metti della benzina 95 che non è che vada per il meglio, e quindi mi è stato consigliato di metterla a 98 e così difatti ho fatto. Guarda, quello che ho messo, che non mi ricordo più adesso che cos'era, comunque il video precedente lo insegna,
E adesso è venuto così, Darky, però tiene per ora, poi vediamo, guarda, cioè come se si fosse quasi, come ha bruciato la ruggine, ecco, ha bruciato la ruggine e ha lasciato, vedo che qua però ancora, sembra come che abbia bruciato la ruggine. Ah, la Vespa la mettiamo qua dentro, la Vespa, qua dentro. A me prende solo male, già solo il pensiero di prendere la Vespa e inserirla qua dentro e farmi tutti i chilometri. Vabbè, comunque. È ancora tutto da sistemare, vedi? Ah, guarda che bello questo. Perché prima, quando mi siedo, magari buttavo sempre tutto qua, in the corner, no? Però adesso invece mi sono organizzato al meglio e ho preso questa scatoletta, nulla di che, e gli fa la sua parte. Acqua distillata da inserire nel radiatore perché ho visto che ogni tanto mi manca. Ogni tanto manca l'acqua. Dopo un tot di chilometri non è che perde, però mi consuma acqua nel radiatore. Non sempre, ma dipende dai momenti. Ah, ultimamente mi consuma, ma va a capire. Il tutto comunque è sempre molto tutto fantastico. Guarda che carina anche questa qua. Questa l'ho messa qua dentro. Guarda, hai capito? E voilà. E poi abbiamo tutta la luce blu che percorre tutto l'area interna dell'auto o perimetro. Perimetro esterno, l'area interna, l'area perimetrale. Va bene. Solo qui, nel mio fantastico canale, Watts Bonanza, Watts Mania. Iscritti e circoscritti, potete trovare tutte le verità, nient'altro che le verità, le pure verità di questo fantastico mezzo. Fantastico fino a quando funziona, ma minchia quanto consuma però, quindi consuma però, quindi non so quanto fantastico possa essere. Ho visto ieri un video dell'Ucraina, della guerra, e ce ne sono tantissime. Ce ne sono diverse. La usano i soldati, i ragazzi che vanno al fronte, hanno la Watts. Va da tutte le parti. Io direi che con questa visione floreale ci risentiamo tra qualche giorno, quando caricherò la mitica Vespa.